Buonasera a tutti, grazie veramente di essere qui. Siamo tantissimi e quindi mi perdonerete un po' d'emozione, ma cercherò di sciogliermi man mano addentrandomi negli argomenti. Come avevamo anticipato, è un programma elettorale, io direi scintillante, perché è un programma elettorale ambizioso che si propone di rilanciare a 360 gradi la città di Velletri, una città trascurata, abbandonata, dimenticata, ma dimenticata da quella che è stata l'amministrazione precedente. Uso il passato con cognizione di causa. Da dove iniziare? Il primo tema che a mio avviso voglio cercare di esplicarvi e di trasmettervi con forza è l'idea di rilancio del centro storico. Il centro storico ha molteplici problematiche. Problematiche legate alla viabilità, ai parcheggi, ai commerci, problematiche legate alla mancata cura di quello che invece dovrebbe essere un tema importante, cioè l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutto questo che cosa ha portato e dove ci ha portati? Alla moria del centro storico. Ecco, nel nostro programma abbiamo previsto una serie di interventi strutturali, radicali, che dovranno riportare il centro storico a vivere, a renderlo fruibile e a far tornare la città di Velletri una città inclusiva, attenta a tutti i cittadini di Velletri e che sappia cogliere le opportunità che si affacciano alle nostre finestre. Perché non dimentichiamo che nel 2025 e nel prossimo ci sarà il giubileo 2025 e rilanciare le attività commerciali, idealizzare e realizzare quelli che vengono comunemente chiamati bed and breakfast, alberghi diffusi, sarà una scommessa importante per la nuova amministrazione, perché ridarà linfa a un centro storico morto, a una città svelta. Necessita veramente una particolare attenzione e cura. Ma perché particolare attenzione e cura? Perché trae origine da quella che è la storia della nostra città, una storia agricola, una storia che ha sempre costituito un fiore all'occhiello e che al pari del centro storico ha avuto una inflessione precipitevole verso il basso. Abbiamo la fortuna di avere amministrazioni amiche con componenti delle amministrazioni appartenenti a questa città e che avranno un occhio vigile, ma un occhio vicino per abbracciare quelle che saranno le iniziative che proponiamo di portare avanti. Iniziative che devono necessariamente tenere in considerazione quella che è l'attuale condizione degli agricoltori, che sono stati e sono penalizzati e poco, per non dire assolutamente non valorizzati per il loro lavoro e per il loro sacrificio. Questa amministrazione dovrà stargli vicino, ma stargli vicino concretamente, creando degli invasi, riutilizzando quelle che sono le acque depurate del depuratore per poter abbassare il costo delle bollette e per poter salvaguardare quelle che sono le riserve idriche che, ahimè, i cambiamenti climatici, e questi purtroppo non c'entrano da nessuno, ma dobbiamo necessariamente renderli in
considerazione, perché il clima cambia, le città cambiano e questo ce lo auguriamo, e dobbiamo guardare veramente al futuro con un occhio vicino ma con un occhio lontano, per poter essere sempre attuali nelle nostre decisioni e nelle scelte per migliorare la città. Un altro tema che costituirà una grande scommessa per questa amministrazione è quello di rivalutare, di valorizzare e di salvaguardare i boschi, il patrimonio boschivo e il nostro territorio.